È la vostra unica occasione. Se rinunciate, non avrete altre. Orsetto Blu, fine della storia. Domani vi sveglierete in camera vostra e crederete a quello che vorrete. Orsetto Rosso, rimarrete nel paese delle meraviglie e vedrete quanto è profonda la tana del Bianconiglio. Vi sto offrendo solo la verità. Alistair, Tenso e Star, racconta la storia di un'energia pura, di quattro bambini forze della natura. Sono ingestibili ma inarrestabili, allenati, così piccoli ma già determinati, carichi e belli ed è un esempio per tanti, ma sempre dei bambini per quanto facciano i grandi. Nelle battle kids vincono i primi posti, fanno i kill the beast, spaccano a tutti i costi. Hanno le skill 6000 per non restare nascosti, come quando si ballava in strada ai tempi nostri. La danza è passione, loro ne sono gli attori, alimentata e supportata dai genitori. Ma dietro una passione c'è sempre un mandante, Alistair è l'insegnante, è lui che li ha cresciuti, lavoro non male, come quello che hai visto a Italia's Got Talent. Ho viscato e lì re Jojo, ti basterà soltanto un assaggio di questo flow. Sorpresa nata per poco, come sempre nata da un gioco. Terra, aria, acqua e fuoco e senti l'energia emanata da questi quattro elementi. Li ho visti, io li vedi tu, come un déjà vu. Tempo a prepararsi un rendezvous, inaspettatamente l'iscrizione della crew. Subito mille idee, dalla strada alla TV. Le routine, i set, i freeze, i trick, le notti passate al computer per fare i mix. Le move, i passi, salti, acrobazie, le giornate, le ore a cambiare le coreografie. Viaggi e sacrifici della prima puntata, la gente si è gasata, in azzilla innamorata. Ad ogni ospitata lasciano il sorriso, tra mille emozioni la sfida con Claudio Bisio, a stringersi la mano con Simon Cowell. Come Simon Cowell. Tra le grida, i finali, secondi su 10.000, ed ora per vederli i ragazzi fanno la fila. Stradu.